pattinaggio su ghiaccio, premiata oggi al premio Romanzi, una soddisfazione importante perché va a riconoscere non solo le qualità sportive agonistiche, ma anche quelle da studentessa universitaria. La prima domanda è un po' cattiva, ma sei una studentessa universitaria modello? Modello forse no, perché il mio percorso universitario è molto molto lungo, però d'altronde se voglio seguire al 100% l'attività sportiva e non si può fare tutte e due allo stesso tempo, per cui poco a poco ci sto riuscendo. L'obiettivo ormai, mancano pochi esami, è laurearsi il prima possibile, e lo studio in questo anno, soprattutto dove ci sono state le Olimpiadi, le Universiadi, gli Europei, i Mondiali, mi ha aiutato a staccare, quindi a me piace molto la mia università. Io frequento scienze motorie a Milano e quindi è un incentivo in più per appunto chiudere questo percorso che mi ha accompagnato anche nel mio sport. Perché l'hai scelto il pattinaggio? L'ho scelto un po' per caso, perché facevo ginnastica ritmica ma non ero tra le migliori, ecco, sapevo vendere anche le cose che non sapevo fare. A metà anno la mia allenatrice se n'è andata via e quindi noi abbiamo continuato con uno sport che il palazzetto ci poteva offrire. Il nuoto, ho sempre avuto paura dell'acqua, ce l'ho ancora adesso, quindi non era per me, allora abbiamo detto proviamo a pattinare, da lì è stato amore a prima vista. Amore a prima vista che ha portato anche risultati importanti, li vogliamo riepilogare? Beh, 5 titoli italiani, poi un tra i primi 10 al mondo 2 volte, e, tra i primi 10 in Europa, o meglio, tra i primi 5 in Europa più di una volta, quindi 10 partecipazioni europee, 7 partecipazioni mondiali, 5 titoli italiani, una partecipazione olimpica dove nella gara a squadre siamo arrivati quarti e nell'individuale 11ª, quindi 2 Universiadi, 2 argenti, quindi spero di poterne fare un'altra per insomma chiudere anche quel cerchio, e non è ancora finita per me, per cui sono esaltata a quello che potrebbe portarmi in futuro. A Genova per ricevere un attestato non soltanto come sportivo ma anche come studente. La prima domanda è, te l'aspettavi? In realtà no, poi da Genova, perché io comunque sono di Venezia, studio a Trento perché problemi lavorativi, perché comunque faccio parte delle Fiamme Gialle, però il fatto che Genova assegni un premio atleti di tutta Italia, comunque, perché c'è una ragazza che viene da Milano, io da Venezia, è veramente una bella cosa, un bel impegno per Genova, insomma, per poterci far studiare noi, che lo studio abbiamo difficoltà a portarlo avanti per me, per problemi appunto di sport, perché tante volte non coincidono con lo studio, ecco. Ci aiuti a ripercorrere la tua carriera? Beh, la mia carriera diciamo che è molto breve, perché io ho iniziato a pattinare su ghiaccio 4 anni fa, perché prima pattinavo a rotelle, dove ho vinto svariati titoli italiani, europei, e mentre da 4 anni pattino sul ghiaccio, e solo nell'ultimo anno mi sono fatto vedere a livello mondiale, ecco, e ho esordito quest'anno con un podio in Coppa del Mondo, e dopo 4 anni che nessuno riusciva a portare a casa un risultato così, e all'Università ho fatto, diciamo, man bassa di medaglie, vincendone 4, una di bronzo, 2 d'argento e una d'oro, con record universitario che apparteneva a Enrico Fabris, che è campione olimpico di Torino 2006, e poi ho partecipato, diciamo, ho fatto un podio ai mondiali sui 500 metri, e poi ho esordito la mia prima Olimpiade, che non è andata come speravo, però insomma è un bel traguardo comunque. Però anche Enrico Fabris è passato da Genova per il premio Romanzi, ti volevo dire questo. Ah, questo non lo sapevo. Allora vuol dire che porta bene, ecco. Speriamo in un futuro di fare i suoi stessi risultati, o almeno avvicinarmi, insomma. Com'è stato il passaggio dal pattinaggio a rotelle al pattinaggio su ghiaccio? Ci sono voluti 3 anni. Avevo 18 anni quando sono... no, 19. E quando sono passato sul ghiaccio, e ci sono voluti 3-4 anni per adattarmi, e solo quest'anno sono riuscito a farmi valere, ecco, a portare il nome dell'Italia più in alto possibile. Studio e sport, diavolo e acqua santa? A volte sì, perché tante volte noi ci alleniamo 2 volte al giorno, per cui mediamente sono 7-8 ore al giorno, e far coincidere lo studio con lo sport è veramente stressante, perché avresti voglia tante volte di riposare invece di metterti sui libri e cercare di memorizzare formule o frasi o poeti o psicologi nel mio caso, e a volte è veramente impegnativo. Per il tuo futuro
da sportivo ti facciamo in bocca al lupo. Per il futuro invece, da professionista nel mondo della vita, cosa vorrai fare? Allora, io io ho avuto, diciamo, problemi a livello psicologico, cioè mi agitavo prima delle gare e sono riuscito a tranquillizzarmi, sono riuscito a trovare una formula, ecco, e spero in un futuro, studiando scienze cognitive, comunque psicologia, di poter aiutare ragazzini o ragazzi che hanno questo problema, che molte volte è il problema maggiore per un atleta ed è importantissimo riuscire a controllarlo, per cui spero in futuro di poter essere d'aiuto, ecco. Complimenti Martina per il premio Romanzi, un riconoscimento importante in chiave sportiva e universitaria. Te l'aspettavi? No, sinceramente tutto questo gran risultato non mi sembrava, invece mi sono accorta che ho dato da vedere, quindi sono contenta, sono veramente contenta, non me l'aspettavo veramente. Una promessa del nuoto, due vittorie ai campionati italiani nei 4 e negli 8. Le aspirazioni per il futuro quali sono? Senti, aspirazioni a breve è la qualificazione per gli europei di Berlino che ci saranno ad agosto. Ho mancato il tempo per pochi decimi nelle qualifiche ad aprile, c'ho un'altra possibilità a giugno, quindi l'obiettivo minimo sarebbe di arrivare a fare il tempo. Ma studiare e fare sport ad alto livello si può? Si può, sì sì, si può. Come? È potere, quindi conciliare lo sport ti dà disciplina e quindi di conseguenza ti serve anche nello studio. E quindi disciplina, disciplina, disciplina e riesci a conciliare il tutto. Quanto tempo ti alleni ogni giorno? Ogni giorno scendo in acqua 2 volte il giorno per 2 ore, più 3 volte a settimana vado in palestra per 1 oretta. Quindi l'impegno è grande, però nei ritagli di tempo riesci a studiare se lo vuoi. Qual è l'indirizzo di studi che hai scelto e quanto ti manca al giorno clou della laurea? Senti, per ora ho dato uno stop, però studiavo agraria.